La fiaba degli elfi di Pontelungo. Il 2780 lunare era stato un anno di grave carestia nella contea di Pontelungo. Non solo gli elfi, ma anche i loro amici, i piccoli animali dei boschi, ne avevano sofferto ed ora si avvicinava l'inverno. Fu così che Brillaoro, l'anziano tra gli elfi, decise di chiedere aiuto al suo vecchio grande amico Lidil, il re degli elfi di fantasia. Così una notte, piena di stelle, un grande carro magico giunse a Pontelungo, nel silenzio della neve, appena caduta, tirato da 8 renne dorate, guidate da Elidor, la dama del paese delle betulle. Nel grande carro, tra il fieno profumato, una montagna di mele rosse. Quell'inverno del 2780 ora si chiama Elidil.